Mi sento molisano quando vado a piedi, dal paese fino a Campitello di Sepino. Non mi sento molisano quando mi sorprendo a parlare male degli altri, perché lo spazio sociale in questo pezzettino di mondo che è il Molise è avvelenato dalla cultura del sospetto. Mi sento molisano quando vado a comprare il pane al forno e mi inebria la fragranza delle pagnotte appena sfornate. Non mi sento molisano ogni volta che mi capita di prendere il treno. Mi sento molisano quando vado nei paesi piccoli dell'entroterra e mi fermo a parlare con una vecchia contadina. Mi piacciono le poche cose essenziali che dice. Non mi sento molisano quando da Castelbottaccio mi connetto a internet con fatica e con una lentezza oramai inattuale. Mi sento molisano quando leggo Iovine, Rimanelli, Massimiliano Ferrante o Antonella Presutti. Non mi sento molisano se penso che alla mia terra manca una letteratura riconosciuta e che sappia raccontarci. Mi sento molisano perché siamo ancora, nonostante tutto, una comunità. Non mi sento molisano perché la nostra è una regione senile che odia i suoi giovani. Mi sento molisano quando penso che il Molise potrebbe essere un'unica città-regione e i suoi 136 comuni quartieri differenti di essa. Non mi sento molisano perché solo un'infima minoranza dei nostri rappresentanti istituzionali conosce l'inglese e tutti, proprio tutti, parlano un dialetto volgare e approssimativo. Mi sento molisano appena entra la primavera e le colline che costeggiano il Biferno si disegnano con le gradazioni di verde del grano nuovo. Non mi sento molisano perché a Bonefro si vive ancora nelle baracche, a 11 anni dal terremoto del 2002 e dopo tutti i soldi che sono stati spesi. Mi sento molisano alla processione del Venerdì Santo di Campobasso, squassato dentro dal teco Vorrei o Signore. Non mi sento molisano per il familismo amorale che impera fra il Trigno e il Fortore. Mi sento molisano quando dico in dialetto azzecchetene un po'. Nel Molise non c'è nemmeno una pista ciclabile. Anche per questo non mi sento molisano. Mi sento molisano davanti a un quadro di Marcello Scarano, di Antonio D'Attellis, di Mario Serra o di Antonio Pettinicchi. Non mi sento molisano perché nella mia regione non c'è ancora un museo di arte contemporanea. Mi sento molisano con maggiore convinzione da quando ho eletto Castel del Giudice come mio personale santuario laico. Dopo la caduta di Ceaușescu, il Molise è l'ultima sopravvivenza del socialismo reale, dove il partito totalitario del pubblico comanda dispoticamente sulla vita dei suoi 300.000 abitanti. Per questo non mi sento molisano. Mi sento molisano al Teatro Sannita di Pietrabondante. Il tenore ambientale del nostro territorio è una bugia che ci raccontiamo subdolamente noi fra di noi. E io anche per questo non mi sento molisano. Molisano mi ci sento quando metto a dimora, nell'orto mio, i semi che mia nonna conserva da generazioni. Il Molise sta diventando un'isola felice, ma per la camorra e per la delinquenza organizzata. Perciò io non mi sento molisano. Buonasera, eccoci alla seconda parte di Perché non mi sento molisano, perché non mi sento molisano. Non vi dico altro perché sono stata già rimproverata di essere stata troppo lunga nella prima parte. Andiamo avanti, ecco di nuovo Aurora che con me continuerà a presentare. Buonasera. E allora di nuovo a tutti e procediamo. A te Aurora.
l'onore di presentare Matilde Caterina, la prima ospite di questa seconda puntata. È un'attrice dialettale che ha nella sua capacità interpretativa innumerevoli registri d'espressione. Insieme a suo fratello Orlando, raffinato intarsiatore di legno e drammaturgo, ha dato vita alla compagnia di teatro in lingua montaganese, l'Imbrenguli. Abitualmente i testi che porta in teatro glieli scrive suo fratello, ma ha lavorato anche con attori, fra i quali Stefano Sabelli e Flavio Brunetti. Sarà la protagonista del film Sole a Catinelle con Checco Zalone, che sarà girato prossimamente nel Molise. Lascio la parola a Matilde Caterina. Mi piace il Molise, perché le vecchie ancora si chiamano Sendau. Mi piace il Molise, perché vinta e vuoria non già usci non bacia le case da gavata gavata. Mi piace il Molise, perché quando passano morte, una lacrima di consuolo scappa a tutto quanto. Mi piace il Molise, perché mamma e Petra si vestono belle per chi sentì la messa. Mi piace il Molise, perché se ti assiste in coppa un sigliarello, ancora ti puoi leggere un libro. Mi piace il Molise, perché se ti mette in giro, vede una striscia e genga di un aeroplano. Mi piace il Molise, perché dopo la banda di gioia del colle ci sta lo spare e l'artificio. Mi piace il Molise, perché la grennellella che è venuta l'anno passato ha rilassato le squicce in coppa un ballacau. Mi piace il Molise, perché se via in ospedale ci sta sempre un'infermiera che ti conosce. Mi piace il Molise, perché una persona che vuole bene non gli dice ti amo, ma le dice sì, la zaccanella mai. Non mi piace il Molise, perché se ti mente uno sperchio e fa una virza a chiegna. Non mi piace il Molise, che non dà memoria e perdona pure a quella zuffannata. Non mi piace l'uomo Luis, che te lo sciume, chi ne da prata, chi ne da pesce, mangi sta l'acqua. Non mi piace l'uomo Luis, che dopo le tatiucce fa scappare all'estero per disprezione pure le nepiute. Non mi piace l'uomo Luis, quando sbatte nella porta e bacia le zambugnare. Non mi piace l'uomo Luis, quando le montagnelle fanno la scivolarella e Cuvilla la ferma. Non mi piace l'uomo Luis che mette la tonica in bacia la casa perché se ne abbragogna da fava della prata. Non mi piace l'uomo Luis che non chiama una magara per far sfarire botte le croce eoliche. Non mi piace l'uomo Luis che non s'angazza quando dicono che scioccano sud dell'Abruzzo e hanno nord della Puglia. Non mi piace l'uomo Luis che fa gara allo trattauro e ingoppa le trattiure. Grazie, Matilde Caterina. Ed è arrivato il momento di presentarvi Gino Massullo. È uno storico della società rurale italiana. Ha contribuito ad aggiornare la storia della nostra regione, coordinando due gruppi di studiosi che hanno scritto, il primo, i 5 volumi della storia del Molise, di La Terza, e il secondo, un ulteriore volume pubblicato da Donzelli. Ha inoltre al suo attivo numerosi studi dedicati alla storia del mondo contadino, partecipando a diverse opere collettive, tra cui Storia dell'agricoltura italiana in età contemporanea e Storia dell'emigrazione italiana. Collabora attivamente con il Bene Comune e dirige la rivista semestrale di Storia e Scienze Sociali Glocale. A voi, Gino Massullo. Mi sento molisano quando in un giorno di vento dal teatro di Pietrabondante lascio correre lo sguardo verso la Valle del Trigno. Non mi sento molisano quando sento parlare di sannitismo e di forche caudine.
Questi banali riferimenti identitari mi riportano irresistibilmente a quel personaggio interpretato da Alberto Sordi quando dice: a me m'ha fregato la guerra. A quanto pare qualche molisano pensa l'abbia fregato la guerra sociale. Mi sento molisano quando penso a mio nonno, classe 1885, tre volte emigrante in America, l'ultima arrestato clandestino alla frontiera tra Messico e Stati Uniti. Non mi sento molisano quando, camminando per le campagne del Molise, scopro un pastore macedone nascosto in qualche valletta poco frequentata in condizioni di pratica schiavitù. Mi sento molisano quando, nell'usato gesto dell'immigrato dal Bangladesh che strizza la pelle di daino mentre mi lava l'automobile, rivedo quello più antico ma identico di mio padre, giovane lavatore in un garage della Roma degli anni 50 del Novecento. Non mi sento molisano quando un giovane molisano in possesso di laurea, di master, che conosce più lingue straniere, è ancora oggi costretto ad emigrare. Mi sento molisano quando vedo il nastro verde di un tratturo srotolarsi tra la collina e il greto del fiume. Non mi sento molisano quando incontro un cartello di segnaletica turistica con su scritto tratturo. Mi sento molisano quando leggo il Francesco Iovine di Signora Ava e le Terre del Sacramento. Il contadino veleno fatto brigante dal corso ineluttabile della storia, l'intellettuale contadino Luca Marano, vittima predestinata per il riscatto della sua classe sociale, mi sembrano gente vigorosa, resistente e non rassegnata, gente del Molise. Mi sento un po' meno molisano quando mi parla di molisani gente buona, Eugenio Cirese. Mia nonna diceva bun, bun, bun da nind. Eugenio Cirese resta naturalmente un grande poeta dialettale. Mi sento molisano quando ascolto le zampogne di Scapoli, una fisarmonica in lontananza al mio paese, oppure Riserva Moac. Non mi sento molisano quando ascolto Rosabella dalmatese. Mi sento molisano quando mangio la paniccia che fa mia madre, la salsiccia con il finocchio del mio paese, la stracciata dell'Alto Molise, la pampanella di San Martino in Pensilis, il brodetto di certe trattorie di Termoli. Non mi sento molisano quando in un ristorante tecno-molisano mi propongono un'improbabile cucina internazionale. Mi sento molisano quando nella vetrina di un profumiere romano inopinatamente noto in mostra coltelli di Frosolone, o quando, salendo su un taxi della capitale, trovo per autista un amico o un parente di Bagnoli o Salcito. Subito però non mi sento molisano se quel tassista inizia a parlare male di extracomunitari e campi nomadi. Dimentico di quando, nelle baracche di Lamiera, dell'Acquedotto Felice, del Mandrione, del Pigneto, di Borghetto Prenestino, di Rampa Brancaleone, a Monte del Gallo, ci abitavano i suoi genitori o i suoi nonni. Mi sento molisano quando salgo a piedi alla montagnola di Civitanova per una chiacchierata con i miei amici pastori di fronte a un fiasco di vino e alla scamorza fresca. Non mi sento molisano quando molisani chiassosi e volgari per la scampagnata di Ferragosto traslocano frigoriferi, salotti, televisori, stereo, auto e moto fuoristrada nel bosco di Colle dell'Orso di Frosolone. Mi sento sempre molisano a Roma, Parigi, New York, sentendomi contemporaneamente romano, italiano, francese, americano, cittadino del mondo. Non sempre mi sento molisano in Molise. Grazie. Grazie, grazie Gino Mastullo. Ora è la volta di un giovane attore, è Giulio Marongelli. È un giovane attore molisano che si è formato nella splendida scuola di teatro del Teatro del Loto di Ferrazzano, che come sapete è diretta da Stefano Sabelli. E con entusiasmo e dedizione ha preso parte a tutte le più importanti manifestazioni molisane teatrali, le più importanti produzioni teatrali di questi ultimi anni. Frequenta l'Accademia di Arte Drammatica di Roma. Prego, Giulio Marongelli. Grazie. Grazie. Io
Mi sento molisano quando prendo l'uscita autostradale di San Vittore. Ma non mi sento molisano quando resto imbottigliato nella dolce diossina del semaforo di Venafro. Io mi sento molisano perché in questa terra, in questa regione, la natura è ancora libera di esprimere la sua arte. Ma poi non mi sento molisano quando vedo i mulini a vento che interrompono il tramonto. Io mi sento molisano perché qui sono nato e i miei ricordi mi fanno tornare bambino. E non mi sento molisano quando tentano di farmi credere che la situazione per vivere meglio è andare via dalla mia terra. Io mi sento molisano perché il Teatro Tempio di Pietra Abbondante è il più felice connubio tra struttura italica e arcologia greca. Ma poi non mi sento molisano perché la dottoressa Sabrina De Camillis è ora sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega ai rapporti con il Parlamento e coordinamento delle attività di governo, nonostante non sia stata neanche eletta. Io mi sento molisano quando osservo le opere di Gino Marotta. E non mi sento molisano perché in questa regione, il Molise, manca una cultura del nuovo. Ci spaventano le cose nuove. È meglio lasciare tutto allo status quo. Come dicono, chi lascia la via vecchia perché la nuova, sa quella che lascia ma non sa quella che trova. Ed è per questo che è difficile cambiare le cose in meglio. Io mi sento molisano perché la domenica amo mangiare cavatelle e carne pork. E non mi sento molisano perché chi ci ha amministrato per anni ha mangiato tutto il resto, pork. Io mi sento molisano perché a Ponente ho il Matese, a Levante il litorale del Molise. Ma non mi sento molisano quando per quattro gatti il turismo lo noto a tratti. Io mi sento molisano. No, Molise. Pozzessa accisa. Io non mi sento molisano, ma per fortuna, o purtroppo, per fortuna lo sono. Grazie. Grazie a Giulio Maroncelli. Sono qui per presentarvi ora il primo intermezzo musicale di questa seconda puntata con Alessia D'Alessandro. Accompagnata da Enrico Varriano alla chitarra. Mediterranea, latina, cantautrice moderna, Alessia D'Alessandro non è solo la voce possente dei No Fly Zone, ma una giovane donna che con il suo primo disco, Acquarella Donote, ha voluto raccontare se stessa senza barriere di sorta. Una purificazione che, messa in musica e parole, rimbomba di note e di tonalità mai scontate. Ma nella produzione di Alessia c'è anche spazio per l'impegno civile e per la difesa dei più deboli, perché Alessia sa anche ringhiare come una tigre. Di lei dice: non so bene come mi sia caduto di incontrare la musica, probabilmente già dentro tutti noi, nascosta in qualche angolo della nostra mente e aspetta solo di essere scoperta. Non lo so, ma di certo so che la sua presenza mi ha arricchita di una piacevole sensazione di libertà, difficile da provare nella frenesia del quotidiano. Sul palco del Teatro K di Casa Calenda, signore e signori, Alessia D'Alessandro, accompagnata da Enrico Varriano alla chitarra. La luna parlò e come per incanto la favola.
la speranza riempiva la vita che correva e la mia malinconia faceva spazio alla fantasia, mentre la luna andava via lasciando al sole la sua scia e la favola ed il gioco svanivano. Quella notte qualcosa va cambiato, il confine tra realtà e sogno andrebbe avvicinato. Raccontati la favola della realtà e scoprirai che il principe esiste già. Alessia D'Alessandro e Gico Valviano, bravi, bravissimi, grazie, a dopo. E adesso vi presento una vera forza della natura, una donna vulcanica, intelligente, simpatica, eccezionale. È un'attrice, autrice, sceneggiatrice, Palma Spina. Palma esprime gioia sul palco nei testi che scrive, che non sono mai testi banali, perché sono ricchi di vita e di una sapienza tutta al femminile. È una donna inquota, donna in crisi, sposa perplessa. Palma Spina all'occorrenza può essere tutto, un'impiegata delle poste, una suora femminista romana, un'ex valletta di Nonela Rai, una casalinga barese o addirittura la regina Cleopatra. È estremamente versatile ed è grande, soprattutto perché ama fortemente e profondamente i suoi personaggi. Signori, Palma Spina! Mi sento molisana quando sento gridare amore fermati, ma non mi fermo, Fred non abita più qui. Non mi sento molisana quando la sola transumanza per cui siamo noti è quella di chi cambia sovente partito, personaggi in perenne cerca d'autore. Mi sento molisana quando litighiamo alla cassa per chi deve pagare, al Nord il più delle volte litigo da sola. Non mi sento molisana quando evitiamo di dire la nostra, perché fa male amici che nessuno. Meglio nemici schietti che amici compiacenti. Mi sento molisana quando la busta al matrimonio la diamo alla fine della festa, tanto per essere sicuri che ci è piaciuto tutto. Non mi sento molisana quando la filosofia dominante ci fa dire ogni volta, mamo, che bufa, fin troppo orientali. Mi sento molisana perché lo era Pietro da Morrone, Dante non ha capito niente di lui, che aspettarsi da uno che mette in paradiso una solo perché gli piace, poco lucido. Non mi sento molisana quando al Corpus Domini si deve uscire per forza perché ci sono le bancarelle. Non ho niente contro le bancarelle, mi stanno sul culo i passeggini. Mi sento molisana quando di fronte a chi sta a dieta gli mettiamo il vassoio dei dolci sotto al naso minacciando, guarda che mi offendo, eh? Se ha il diabete è lo stesso.
Non mi sento molisana quando per dire la stessa cosa in una piccola regione come la nostra servono 6 televisioni e lo chiamano pluralismo. Mi sento molisana quando devo precisare che Campobasso non è la Basilica, non è in Basilicata e che il nostro politico più famoso non è Rocco Papaleo. Mi sento molisana quando ascolto Aldo Biscardi, si sente che ha fatto teatro. Non mi sento molisana quando si crede che chi non lo sia è più bravo a prescindere. Lo accogliamo in pompa magna, gli facciamo il caffè e gli diamo una poltrona. Mi sento molisana se penso al fiero e combattivo popolo sannita. Li hanno inventati loro i gladiatori, che qualcuno si preoccupi di informare Russell Crowe. Non mi sento molisana perché siamo allergici alle inchieste. Va tutto bene, tutto bello, c'è l'aria buona e si mangia bene. Il Truman Show potevano girarlo da noi. Mi sento molisana quando un bambino lascia una moneta a un mendicante davanti al supermercato e quegli gli sorride felice e guarda lui, non la moneta. Mi sento e non mi sento molisana perché non lo so ancora come sono i molisani, né carne né pesce, senza meriti né demeriti, forse Dante ha ragione. Non mi sento molisana quando veneriamo un politico come uno che ci può cambiare la vita senza sapere che siamo noi che l'abbiamo cambiata a lui. Mi sento molisana perché dopo tutto è qui che ho deciso di vivere. È anche vero che qui non pago l'affitto. Mi sento molisana perché il più grande giovane attore dei nostri tempi si chiama Elio Germano e non perché è molisano, perché è bravo. E il talento, per nostra fortuna, non ha geografia, così come non ce l'ha il merito o il demerito. Per questo non mi sento molisana. Provo, mi sforzo ad essere solo una persona, una brava persona che viene dal Molise. Brava Palma, grazie, ringraziamo Palma Spina. E adesso un altro stacco musicale con i nostri due musicisti che ci diranno poi cosa ci suonano. Abbiamo sempre Alessia D'Alessandro ed Enrico Varriano. Prego, prego, accomodatevi. Thank you.
Grazie. Grazie ad Alessia e ad Enrico. E sono qui a presentarvi ora Nicola Manocchio. È sindaco a Fossalto dal 2009 e fino al 2011 è stato anche consigliere provinciale a Campobasso. Da amministratore responsabile ha denunciato l'approssimazione speculativa con cui erano stati eseguiti i lavori di messa in sicurezza dell'edificio scolastico nel suo comune, dando vita ad una vicenda della quale si sono occupati a più riprese anche i media nazionali. Dopo anni di caparbia insistenza e dopo aver trasferito in un edificio sicuro i ragazzi della sua scuola, è riuscito a portare a termine, a regola d'arte, i lavori di consolidamento dell'edificio che ospita il futuro della sua comunità. La parola a Nicola Manocchio. Grazie. Mi sento molisano quando riesco ad ammirare il verde delle nostre colline. Mi sento molisano quando vedo i bambini del mio paese correre dietro la pagliara mai mai del primo maggio. Mi sento molisano quando sento i versi di un mio illustre concittadino Eugenio Cirese. Mi sento molisano quando l'Europa rurale è rappresentata in un'immagine delle colline molisane di Fossalto. Mi sento molisano quando, passando per strada, noto il grande rispetto, direi quasi commovente, degli anziani verso chi forse neanche lo merita. Mi sento molisano perché ancora in questa piccola comunità c'è il valore della solidarietà, dell'accoglienza. Non mi sento molisano quando, attraverso pratiche riconducibili al malaffare, si vuole distruggere il territorio. Non mi sento molisano quando nei terreni viene cosparso del veleno. Non mi sento molisano quando nel latte di una madre c'è della diossina. Non mi sento molisano quando si è omertosi e non si vuole denunciare. Non mi sento molisano quando troppi miei colleghi hanno svenduto l'aria, l'acqua e il verde a lobby affaristiche. Invece, al contrario, mi sento molisano quando insieme ad altri 8 molisani abbiamo adottato atti che impediscono di vendere il nostro territorio. Non mi sento molisano quando sento dire che è un'isola felice, forse perché non si spara, ma ci sono degli atti amministrativi che sono peggio della lupara. Per questi motivi non mi sento molisano, però il mio senso di appartenenza a questa comunità è così forte che mi sento molisano. Grazie a Nicola Manocchio. E adesso abbiamo l'ultimo ospite di questa nostra seconda parte, che è il presidente regionale di Confcooperative, è Domenico Calleo. Domenico Calleo è da 5 anni, mi pare, che ricopre questo ruolo, ma è un uomo veramente che non sta mai fermo. Prima di tutto è a capo di una cooperativa sociale che irradia i suoi servizi nel Molise e soprattutto nell'Isernino. Poi in questi ultimi tempi ha fatto una cosa veramente molto importante. In collaborazione con l'Associazione dei Costruttori Edili Molisani si è reso protagonista di un progetto fantastico che ha per obiettivo di dare un alloggio alle famiglie più bisognose, facendogli riscattare la loro casa tramite il pagamento del canone d'affitto mensile.
E questa è una cosa veramente molto importante in questo momento particolare del nostro Molise. Siamo felici di avere con noi Domenico Calleo. Prego. Grazie Isabella, buonasera a tutti. Grazie per le belle parole, ma io credo che sia un dovere per chi ricopre un ruolo così importante fare del bene per chi ha bisogno. E noi ci mettiamo tutta la buona volontà, responsabilmente. Mi sento molisano per le origini, perché i Sanniti hanno caratterizzato la nostra molisanità. Mi sento molisano per la storia, perché rappresenta la tipicità, la cultura e le tradizioni di una regione che nulla ha da invidiare ad altre regioni italiane. Mi sento molisano per la natura, poiché il Molise è ricca di paesaggi caratteristici e risorse naturali che possono rappresentare un volano per lo sviluppo economico della nostra regione. Mi sento molisano per la generosità, perché il cittadino molisano, pur se qualche volta si presenta burbero, trasmette tanta bontà ed interesse per il bene comune. Mi sento molisano per il coraggio, perché il vero molisano, pur vivendo in una piccola regione, affronta le asperità della vita con il coraggio e la convinzione di rimanere tale. Mi sento molisano per l'olivo, perché è un frutto che ha caratterizzato la tipicità molisana sin dai tempi dell'epoca romana. Mi sento molisano per la musica, perché il Molise vanta alcuni strumenti musicali, zampogna, mandolino, organetto, che rappresentano il vanto della nostra regione. Mi sento molisano per gli anziani, perché con la loro storia personale, i valori e l'esperienza possono rappresentare la speranza per i nostri giovani e il loro futuro. Mi sento molisano per i giovani, perché sono la risorsa della nostra regione, si contraddistinguono dai coetanei di altre regioni per forza di volontà, onestà e valori morali. Mi sento molisano per la logistica, perché la posizione geografica del Molise la mette nella condizione di confrontarsi con altre culture e sfruttare al meglio le risorse che sono nel territorio. Non mi sento molisano per la classe politica, perché spesso utilizza la politica per interesse privato e non per il bene comune. Non mi sento molisano per il campanilismo, perché pur essendo una piccola regione si pensa solo all'interesse del proprio territorio e non al bene della regione. I cittadini di Venafro, di Termo, di Campobasso sono tutti cittadini molisani e il futuro del Molise dipende dall'unità di questi cittadini. Non mi sento molisano per l'indifferenza, perché il Molise vive un momento drammatico per il proprio futuro. L'egoismo e l'indifferenza presenti in molte persone che vivono in Molise sono il preambolo per la morte della nostra regione. Non mi sento molisano per l'etica che non c'è, perché ogni organizzazione non interessata non è interessata a creare un sistema di rete che finalizzi il proprio programma associativo con obiettivi comuni e condivisi. La logica del curare il proprio orticello è regola comune. Non mi sento molisano per la cultura cooperativa che non c'è, perché il movimento cooperativo con enormi sacrifici ha raggiunto numeri e risultati tali da rappresentare il volano per lo sviluppo imprenditoriale molisano. La legge regionale è finanziata solo per l'articolo 15 e quindi insufficiente e offensivo per chi con convinzione e responsabilità pensa al futuro del Molise. Non mi sento molisano per l'incoerenza, perché ogni territorio rinnega la propria tipicità e le proprie tradizioni, violentando la storia e la propria economia. Guardasi tanti paleoici presenti nel nostro territorio. Non mi sento molisano per il turismo che non c'è. La Regione Molise non ha mai adottato un programma per il turismo molisano. Non mi sento molisano per il fondo sociale regionale che non c'è. La Regione Molise non investe sul sociale, che potrebbe favorire lo sviluppo dell'economia di terzo settore. Gli indicatori sociali del Molise ci descrivono la mappatura precisa dei bisogni e quindi il fondo sociale regionale necessita di risorse economiche per garantire livelli minimi di assistenza per le fasce svantaggiate, con la conseguente crescita del livello occupazionale e della qualità della vita. Non mi sento molisana per l'impopolarità, perché spesso il Molise viene etichettato solo per malcostume e non per buone prassi. Ed infine non mi sento molisano per la comunicazione che non c'è. Gli organi di stampa sono condizionati da contributi economici pilotati per simpatia politica. In questo modo si lede la libertà di stampa, che è un diritto costituzionale.
La legge regionale e il suo finanziamento potranno garantire la pari dignità per chi lotta nel testimoniare una corretta comunicazione. Grazie per l'attenzione. Grazie Domenico Calleo. Allora, siamo arrivati al termine di questa seconda parte. Il bene comune, che pur si sente molisano e non si sente molisano, vi saluta affettuosamente e vi ringrazia dandovi l'appuntamento alla prossima puntata. E Aurora, secondo te qual è il modo migliore per salutare tutti? Affidare i nostri saluti alla musica. Alla musica. Di Alessia. Ecco, Alessia ed Enrico. Con il suo accompagnatore, prego. Grazie. Buonasera a tutti, godiamoci quest'ultimo momento di musica.